Bernardo Peixoto era uno sciamano e un antropologo, nato in una famiglia per metà brasiliana e per metà portoghese. Lavorava presso lo Smithsonian Institution di Washington, dove teneva lezioni individuali e di gruppo sulla cultura dei nativi sudamericani, con particolare attenzione alle piante dotate di virtù terapeutiche. Bernardo era nato nella piccola tribù degli Eru e Uauau, nello stato di Pará, nel Brasile settentrionale, a poca distanza dal confine con il Venezuela. Date le ridotte dimensioni della sua tribù, fu mandato dagli Pixuma, una comunità indigena molto più grande della sua, per apprendere anche le loro tradizioni e leggende. Uru Eu Uauau significa letteralmente popolo delle stelle. E secondo la leggenda che si tramanda oralmente, molto tempo fa, un uschera, qualcosa venuto dal cielo che non produce suono e non è un uccello, atterrò nel bacino dell'Amazzonia e i Macuras, piccole creature venute dal cielo, luminescenti e con grandi occhi, insegnarono agli Eru Eu Uauau a piantare i semi e a coltivare il mais. Prima di continuare, iscriviti al canale e lascia un like se il video ti dovesse piacere. Bernardo narrò che sulle pareti delle caverne brasiliane sono incise alcune raffigurazioni di questi velivoli e dei loro occupanti, chiamati anche Atoyars, termine che può significare sia entità venute dal cielo, sia possessori di una saggezza tanto grande da non poter essere di questa terra. Bernardo spiegò che per la sua gente queste creature sono incarnazioni fisiche del grande spirito. È questo l'unico modo che gli indigeni hanno per intendere certe questioni. La leggenda vuole che il grande spirito, dopo la creazione, abbia detto alle sue creature celesti: «Il vostro compito qui è finito. Ho bisogno di voi altrove», e gli Atoyars lasciarono la terra. Un po' come i cristiani che attendono il secondo avvento del Cristo, anche la tribù di Bernardo aspetta il ritorno del popolo delle stelle. La madre di Bernardo era una Eru Eu Uauau, mentre suo padre era un portoghese cattolico. Quando sua madre lo presentò agli anziani della sua tribù, questi le dissero che il bambino possedeva doti speciali e sarebbe diventato uno sciamano. Gli insegnarono tutto ciò che un uomo di medicina deve sapere, soprattutto in merito alle piante sacre e alle erbe medicinali. Bernardo fu per la madre un duplice motivo di orgoglio. In primo luogo, la donna considerò una benedizione aver partorito un figlio destinato a diventare uno sciamano, e non smise mai di ringraziare il grande spirito per il privilegio concessole. In secondo luogo, considerava una fortuna il fatto che Bernardo fosse per metà bianco, poiché la sua gente credeva che un giorno gli uomini bianchi sarebbero giunti a rispettare gli indigeni e le loro tradizioni. Bernardo spiegò che fra la sua gente l'invisibile può diventare visibile e gli enti che risiedono nel regno dello spirito possono assumere forma fisica e apparire agli esseri umani. È solo grazie a queste incarnazioni che ci è possibile percepire e comprendere il grande spirito. Da bambino Bernardo sentì gli anziani della tribù parlare di piccoli uomini provenienti da un altro regno e chiamati Curipiras. Facevano parte del loro popolo anche gli Cuyas, spiriti che possono apparire nel nostro mondo sotto sembianze umane. Il termine Cuya era considerato talmente sacro che lo si poteva pronunciare solo in presenza di persona di fiducia. Dalle sue descrizioni, gli Cuyas sembrerebbero molto simili ai piccoli alieni grigi incontrati dagli esperti delle società occidentali. Ma Bernardo, come anche Credo Mutua, distingueva gli uni dagli altri e aveva poca stima dei secondi, che tendono a portare scompiglio e sono meno evoluti degli Cuyas. Gli alieni grigi sono i responsabili della fecondazione delle donne umane e della creazione degli ibridi, e incontrarli può essere
un'esperienza molto traumatica. A suo parere, tuttavia, anche queste creature possono tramutarsi in esseri di luce. In ogni caso, gli Kuyas possono manifestarsi sotto forma di animali. Nella sua terra d'origine, gli avvistamenti di oggetti volanti non identificati sono piuttosto frequenti. A volte gli UFO sono silenziosi, altre volte la loro apparizione è accompagnata da un ronzio o da un rombo acuto e insistente. Molti sciamani affermano di aver parlato con entità provenienti dal cielo e circola voce che delle strane donne conducano le persone nei boschi per mostrare loro i punti in cui crescono piante dotate di virtù particolari. Lo stesso Bernardo vide con i propri occhi grandi sfere di luce blu sfrecciare nel cielo o fluttuare lentamente sulla superficie dell'acqua o sopra le cime degli alberi. Emanano una luce talmente intensa che le ragazze preferiscono non fare il bagno nude di notte, per paura di essere sorprese da quel chiarore. La gente del posto crede che quelle luci siano spiriti della foresta, e si dice che nel punto in cui confluiscono il Rio Negro e il Rio delle Amazzoni ci sia una radura con una profonda cavità dalla quale emergono le sfere di luce. Nel corso del tempo, Bernardo andò scoprendo che gli Kuyas erano messaggeri diretti del Grande Spirito, inviati fra gli uomini per permetterci di entrare in contatto con un'energia altrimenti troppo potente per noi. Ci appaiono sotto forma di umanoidi, perché i Grandi Spiriti sanno che siamo in grado di comprendere le cose solo attraverso la forma esteriore. E si convinse che ogni cultura ha i suoi messaggeri e i suoi intermediari, necessari a mettere in collegamento gli esseri umani con le energie divine. Dopo questo incontro, Bernardo cominciò a sospettare che l'idea di entità provenienti dalle stelle fosse per lo più metaforica, e questa scoperta ebbe gravi ripercussioni sulla sua concezione del mondo. «Ora sono confuso», confidò. «Ho tante porte chiuse davanti a me che attendono di essere aperte e non so cosa troverò oltre la soglia, nessun luogo. Ma come si può spiegare il niente? Non c'è modo di farlo». Dopo l'incontro con gli umanoidi, Bernardo ricorda di aver passato molte ore nella foresta, stanco, disorientato e zuppo fino alle ossa, dato che nel frattempo aveva cominciato a piovere. Pur non sapendo esattamente dove fosse, riuscì in qualche modo a ritrovare il fiume, lo attraversò e infine alle 11 di sera fece ritorno alla sua capanna. Gli anziani del villaggio non si stupirono quando udirono la sua storia. «Si chiamano i Kuyas e anche noi a volte ci parliamo», gli dissero. Sapevano da sempre della loro esistenza e affermavano che da millenni quelle creature si prendevano cura di loro. Per dimostrarglielo, lo condussero in una grotta sacra. All'interno era buio, ma al lume delle torce Bernardo poté vedere graffiti risalenti a centinaia se non migliaia di anni prima, che rappresentavano figure molto simili agli Kuyas. «Si manifestavano in forme diverse», gli spiegarono, «come nel caso delle sfere di luce blu che fluttuavano sopra la foresta». Neanche sua moglie, che è di origine peruviana, rimase sorpresa del racconto. Quelle entità, infatti, erano ben note sugli altopiani del Perù. Per Bernardo non è stato semplice conciliare la sua identità indigena e sciamanica con i suoi studi occidentali. Spiegava di non riuscire a trovare punti di contatto fra le due cose. Questo dissidio, divenuto ancora più inconciliabile dopo il suo incontro con gli Kuyas, si approfondì ulteriormente analizzando quanto accaduto. In quanto sciamano, Bernardo era sicuro di sé e delle proprie pratiche curative e si sentiva a suo agio nel trattare con spiriti familiari tanto a lui quanto alla sua comunità.
Le sue vaste conoscenze linguistiche gli permettevano di operare come uomo di medicina fra popolazioni diverse, e la sua leggendaria provenienza dal popolo delle stelle trovava fondamento in una tradizione ben radicata nella sua tribù, mettendolo a confronto con entità concrete provviste di forme a lui note. L'incontro con gli Cuyas assestò un duro colpo nella sua visione del mondo, lo spaventò e lo condusse ai confini dell'ignoto. Sperava di trovare un aiuto a comprendere le molteplici implicazioni di quell'esperienza e a ricomporre la sua identità frantumata. La comunità indigena aveva accettato senza troppa fatica la storia dei suoi incontri. La sua gente infatti era abituata a interagire quotidianamente con entità invisibili, quantomeno a noi occidentali. Ma i suoi parenti bianchi, di origine europea, reagirono al suo racconto irridendolo, cosa che non gli piaceva affatto. D'altro canto, quando si calava nei loro panni, quell'esperienza appariva anche a lui anomala, al punto da arrivare a chiedersi se non stesse impazzendo. L'incontro in riva al fiume sollevò interrogativi complessi e di non facile soluzione. In un mondo fatto di luoghi, immagini e forme concrete, l'idea di discendere da creature provenienti dalle stelle non generava particolari difficoltà. Ma come avrebbe potuto spiegare al suo popolo il concetto di entità che esistono ovunque e in nessun luogo, e dalle quali forse noi tutti discendiamo? Senza contare che la loro esistenza sembrava svolgersi al di là di ogni idea di tempo e di distanza. Si trattava di questioni alle quali neanche le sue letture in ambito fisico avevano saputo dare risposta. Bernardo, inoltre, era turbato dai poteri acquisiti in seguito al suo incontro, che non avevano nulla a che fare con la sua esperienza sciamanica. Per giunta, il suo corpo era attraversato da energie nuove e tumultuose, mai sperimentate prima. Si sentiva carico di un'energia eccessiva, come un guscio che sta per esplodere. Per consentirgli di colmare la divisione interna che lo lacerava e di assegnare il giusto significato al suo incontro con gli Yukas, si sottopose ad alcuni esercizi di rilassamento che lo indussero in un leggero stato di trance. Bernardo si rivide nei luoghi a lui familiari della foresta amazzonica, in compagnia di sua madre e di altri indigeni. Il suo cuore era diviso fra due mondi e quel conflitto si esprimeva in un lacerante dolore fisico, in quanto, secondo lui, è nel corpo che risiede l'anima. Nel suo stato di coscienza alterata sentì di essere pure senza ed ebbe la sensazione che la morte non esistesse. Proprio come gli Yukas, riuscì a essere ovunque e in nessun luogo. Pur sapendo che non trovava manifestazione nella sua vita quotidiana, il regno percepito in stato di trance gli parve completamente reale. Al termine della seduta, dichiarò di sentirsi meglio, come se avesse scaricato un accumulo di energia che gli opprimeva il corpo. Cosa ancora più importante, avvertì un maggiore equilibrio tra la sua identità indigena e la sua ascendenza bianca e si disse pronto ad assimilare quell'esperienza straordinaria nella sua vita quotidiana e ad adeguarsi alla nuova realtà. Era la prima volta, disse, che apriva davvero il suo cuore a qualcuno. Ma la prossimità dell'ignoto continuava ad aspirargli dei timori. Di fronte all'esistenza di esseri al di là di ogni possibile comprensione, venuti dal nulla e presenti ovunque, e dai quali probabilmente tutti noi discendiamo, disse di sentirsi come un bambino piccolo che non ha ancora imparato bene a camminare. In seguito al suo incontro, Bernardo si impegnò attivamente nella difesa del suo popolo e delle terre che gli appartengono. La gente continua a morire spazzata via, disse. La distruzione di Pachamama, la madre terra, causata dall'industrializzazione, dagli allevamenti intensivi e dall'ecoturismo, spezza un numero infinito di vite. Gli incendi appiccati dagli allevatori nell'intento di ricavare zone di pascolo si espandono a macchia d'olio
come conseguenza del disboscamento incontrollato. Ma in quanto intermediario fra bianchi e indigeni, Bernardo riconobbe di avere un ruolo politico e sociale che oltrepassa i confini della sua comunità. Tutti i suoi sforzi furono tesi ad arrestare la devastazione ambientale, richiamando gli individui alla loro essenziale relazione con il cielo e con la terra e sensibilizzando l'opinione pubblica nazionale e internazionale sui rischi che minacciano la foresta amazzonica. L'incontro con gli Cuyas ampliò gli orizzonti di coscienza di Bernardo e lo costrinse a ripensare i suoi compiti e i suoi obiettivi. Gli Cuyas, disse, sono più vicini al grande spirito di quanto non lo siamo noi, sono suoi messaggeri e la loro natura erratica riflette la sua essenza incommensurabile. Come Yahweh nella Bibbia, così anche l'energia del grande spirito è troppo alta per essere colta dagli uomini. E i messaggeri, come gli angeli della tradizione cristiana, sono mandati sulla terra per rendercela accessibile. Sosteneva che gli Cuyas vengono a farci visita perché sanno che stiamo distruggendo la vita su questo pianeta e amandoci non vogliono vederci morire. Vanno e vengono, spiegò, si manifestano in forme a noi familiari e a volte entrano in contatto con qualcuno, ma non vogliono costringerci a fare niente. Come altri Apus, così anche gli Cuyas appartengono a un altro livello di realtà, insegnandoci soprattutto a riconoscere il vincolo che ci lega gli uni agli altri e con la Terra. Il loro intento è farci capire che siamo solo una piccola parte del tutto.